Vai, Carla. La bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l'una sull'altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni ed un possesso per tutta l'eternità. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, quella che avete sentito è una delle tante frasi estrapolate dagli scritti di Oscar Wilde, che poi sono finite sotto il nome di aforismi, e ce ne sono, per Oscar Wilde ce ne sono tantissimi. Oscar Wilde si definisce il re della vita. In una lettera indirizzata a quello che sarà uno dei suoi amanti, Alfred Douglas, lui si definisce il re della vita, ovvero colui che ha cercato di riempire la bellezza della propria vita nei gesti, nelle parole, nelle relazioni, nell'arte, perché la cosa importante, quello che poi ha significato Oscar Wilde, al di là dell'essere un grande scrittore a 360 gradi, perché Oscar Wilde scrive, come sapete, scrive racconti, scrive favole, scrive commedie, scrive trattati, quindi è veramente, come dire, uno scrittore a tutto tondo, potremmo dire così. E si lega subito a quello che è l'estetismo, che è un movimento artistico che nasce nella seconda metà dell'Ottocento e che trova proprio questa teoria, trova il suo massimo splendore in Oscar Wilde e, come sicuramente saprete, nel nostro Gabriele D'Annunzio. La concezione dell'arte per l'arte, l'arte fine a se stessa, per cui l'artista non è uno che scrive sotto un impulso politico, sotto un impulso sociale. L'unico virtuosismo richiesto all'autore è la bellezza, è l'arte. Quindi il sommo fine della letteratura è proprio questo, cioè l'arte finalizzata all'arte. Quindi da questo nasce questa ricerca del bello, che è considerato l'unico valore dell'estetismo. Da questa ricerca del bello come dire, si sviluppa la figura del dandy esteta, l'eccentrico, che quindi che ama anche stupire il suo pubblico con atteggiamenti assolutamente trasgressivi. E Oscar Wilde è come dire, è proprio il simbolo del dandismo, dell'estetismo. Nasce a Dublino nel 1854 e la famiglia di Oscar Wilde è una famiglia del tutto, di tutto rispetto. Prima di tutto il padre, che era un rinomato chirurgo oftalmico, se vi ricordate la scorsa volta quando parlammo di Bernard Shaw, dicemmo appunto che il padre di Bernard Shaw soffriva di una forma di strabismo che proprio il padre di Oscar Wilde tentò di curare. Quindi il padre di Oscar Wilde era un rinomatissimo chirurgo e soprattutto anche lui era uno scrittore. Ma c'è un altro personaggio importante nella vita di Oscar Wilde, che è la madre. La madre è una poetessa, si chiamava Jane Francesca Elgi, tra l'altro invece conosciuta per lo più come Lady Speranza, perché con questo pseudonimo pubblicava le sue poesie, i suoi articoli, ma oltretutto era, oltre ad essere una donna, oltre ad essere una scrittrice, era anche un'accesa nazionalista irlandese, quindi è una donna, se volete andarvi a cercare notizie, è una donna di tutto interesse. E naturalmente in questo clima, è in questo clima che si forma
quello che sarà poi lo scrittore Oscar Wilde, perché gli anni, cioè vive in una famiglia dove, in un ambiente che è denso di studi, è denso di conversazioni dotte. Pensate tra l'altro che seguiva il padre, che era un appassionato di archeologia, e andavano a vedere, a rivisitare tutte le rovine degli antichi monumenti dell'Irlanda. Quindi la prima parte della vita di Oscar Wilde è sicuramente una vita piena, se non che il padre viene coinvolto in uno scandalo, cioè una ragazza praticamente sostiene di essere stata come si dice, molestata dal padre di Oscar Wilde mentre era sedata. Quindi questa è la cosa. E questo un po', come dire, segna il padre di Oscar Wilde, il quale in realtà non si riprenderà più da questo scandalo e muore all'età di 61 anni. E la madre rimane comunque soprattutto a sostenere tutta la famiglia, ma soprattutto a sostenere Oscar Wilde, per il quale cioè, che sapeva che sarebbe diventato quello che è diventato. Oscar Wilde è sicuramente una, non è soltanto uno scrittore, ma è un'icona, possiamo dire, di questa società tardo-vittoriana che ancora è legata al perbenismo, che ancora è legata alla morale spicciola, e che sarà un'accanita nemica di Oscar Wilde. Intanto Oscar Wilde già a scuola mostra quella che sarà la sua grandezza futura, scrive un poema intitolato Ravenna che gli permette di vincere ad Oxford un premio e soprattutto conosce due personaggi che sono Pater e Ruskin, che lo introducono alle teorie estetiche che saranno poi il filo conduttore della vita di Oscar Wilde. Nel 1879, considerate che è nato nel 54, quindi ha circa 25 anni, comincia a scrivere saggi giornalistici, a pubblicare poemi, tanto che viene chiamato in America a fare un tour di lettura durato un anno, che naturalmente incrementa molto, molto la sua fama e gli permette, come dire, di consolidare, di formulare meglio quella che è la sua teoria estetica, che è sintetizzata appunto nel concetto l'arte per l'arte, come vi dicevo prima, l'arte fine a se stessa. Uno dei suoi tratti distintivi è certamente questa sua capacità di immediatezza, di rispondere subito a tono nei vari argomenti, e appunto, come vi dicevo, queste frasi brillanti che fanno parte delle sue conversazioni nei salotti letterari o che sono scritte nei suoi libri, sia che siano romanzi, sia che siano drammaturgie, e io ve ne ho, ci sono questi aforismi, io ve ne ho, ne ho scelti 3-4 semplicemente, ecco, per entrare nel vivo di quello che è proprio il carattere di Oscar Wilde. E ce n'è uno che mi piace tantissimo, che dice: a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Poi ce n'è un altro che dice: davvero mostruoso che la gente vada in giro dicendo alle nostre spalle cose che sono assolutamente vere. Ce n'è un'altra che dice: ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio. Ma una che mi piace molto
dice: siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle. E questo mi piace moltissimo. Intanto, anche se sono già evidenti le tendenze sessuali di Oscar Wilde, nel 1884 a Piccadilly Oscar Wilde si sposa Constance Lloyd, dalla quale avrà due figli, ma è un matrimonio di facciata, è un matrimonio sicuramente non dettato dal sentimento, cioè è un modo per nascondere, come dire, per nascondere quella che questa omosessualità che appunto nella Londra vittoriana Wilde vive con estremo disagio. E quindi appunto questo matrimonio è semplicemente, come dire, è semplicemente di copertura. Ma quando Wilde conosce Robert Ross, che è un giornalista canadese cacciato di casa proprio per il suo orientamento sessuale, Robert Ross diventa il primo amante di Oscar Wilde e sarà anche lui, come dire, un amico che lo accompagnerà per tutta la vita, anche nei momenti in cui le cose non andranno, le cose cambieranno, insomma. Però è uno dei, diciamo, è il primo amore, se lo vogliamo chiamare così, di Oscar Wilde, come dire, ci saranno altri uomini nella vita di Oscar Wilde, ma appunto Ross resta uno dei più importanti. Intanto comincia a collaborare con una rivista femminile che è il Woman's World Magazine, che è una rivista femminista che si occupava appunto di ciò che di parlare di donne, di parlare delle donne che pensano, delle donne che sperimentano e che in qualche modo potesse esprimersi, essere, diventare uno strumento che potesse permettere al mondo femminile di esprimersi nei campi appunto che in qualche modo sono riservati agli uomini. Il 1891 è definito l'annus mirabilis perché è un anno in cui si concentrano molte cose nell'attività di Oscar Wilde. Innanzitutto pubblica quello che è il suo secondo volume di favole, perché già aveva pubblicato Il Principe Felice e altri racconti, pubblica questo nuovo volume di favole che si chiama La Casa dei Melograni e scrive soprattutto per la famosa attrice Sarah Bernhardt il dramma Salomè, che, come sapete, è ispirata alla principessa che nella Bibbia chiede la decapitazione di Giovanni Battista. Il fatto è che poi la stessa Sarah Bernhardt, dopo aver visto il copione in qualche modo rifiuta quel ruolo, questa forte passione possessiva di Salomè, che arriva appunto a poi far uccidere Giovanni Battista proprio perché non poteva possederlo. Insomma, è un argomento sicuramente molto pesante, per cui intanto nel 1896 c'è un tentativo di metterla in scena che viene invece bloccato. E considerate che a Londra viene rappresentato per la prima volta nel 1931, quindi considerate quanto tempo è passato, insomma. Però comunque Wilde è un autore ormai affermato, è un uomo che si vuole conoscere, anche intellettuali dell'epoca come Émile Zola, come Stéphane Mallarmé, tutti vogliono entrare nelle grazie e nella vita di questo uomo così particolare, che
sempre in questo anno, sempre nel 1891, scrive quello che sarà il suo unico romanzo, ma forse il romanzo per il quale Oscar Wilde è ricordato da sempre, ancora oggi, che è il suo capolavoro, che è il ritratto di Dorian Gray. Ora, la cosa importante è il ritratto di Dorian Gray è importante perché in qualche modo possiamo considerarlo in parte autobiografico, cioè gli atteggiamenti di Dorian Gray, la sua, appunto, il suo gusto per l'arte, il suo gusto per l'estetica, sono sicuramente elementi che appartengono allo stesso Wilde. E come sapete, la storia è abbastanza semplice perché ispirata, come potete immaginare, al mito del dottor Faust, Dorian Gray viene immortalato da un suo amico pittore in un quadro e la visione delle sue fattezze e soprattutto delle sue fattezze destinate a essere mangiate dal tempo, lo terrorizza al punto che si augura che il quadro possa invecchiare al suo posto. E questo è quello che succede. Quindi io vi ho, anche se appunto qui parliamo di teatro, però io vi ho, selezionato un pezzo proprio tratto dal ritratto di Dorian Gray, perché c'è quest'idea proprio della bellezza che se ne va, del tempo che scorre. E quindi vi leggo questo pezzetto di questo appunto un amico di Dorian Gray, che è Harry Wotton, che è tra l'altro anche in qualche modo il suo diavolo tentatore, sarà proprio lui a rendere Dorian Gray una persona sempre desiderosa di nuovi piaceri. Comunque, in questo pezzetto, appunto, in questo qualcosa che vi sto per leggere, parliamo proprio della bellezza. La gente dice talvolta che la bellezza è solamente superficiale. Per me la bellezza è una meraviglia delle meraviglie. Solo la gente sciocca non giudica dalle apparenze. Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Sì, signor Gray, gli dèi sono stati buoni per lei, ma ciò che gli dèi danno presto ritolgono. Lei ha pochi anni soltanto da vivere realmente, perfettamente, pienamente. Quando la sua giovinezza se ne andrà, la seguirà la bellezza, e allora lei troverà ad un tratto che non vi sono più trionfi per lei e non le rimarrà che consolarsi, la memoria di quei trionfi del suo passato, trionfi che le appariranno più amari delle disfatte. Ogni mese che fugge le avvicina qualcosa di terribile. Il tempo è geloso di lei e muove guerra fra i suoi gigli e le sue rose. Lei diverrà giallastro, con le guance incavate, gli occhi foschi, soffrirà terribilmente. Realizzi la gioventù finché la possiede. Non perda l'oro dei suoi giorni ascoltando i noiosi che cercano di alleviare la disfatta senza speranza o regalando la sua vita agli ignoranti, ai mediocri, ai volgari. Questi sono gli scopi morbosi, i falsi ideali della nostra vita. Viva, viva la meravigliosa vita che è lei, non lasci nulla perduto. Cerchi sempre nuove sensazioni, non tema il nulla. Quindi, in qualche modo, appunto, c'è questo, in queste parole c'è proprio il culto della bellezza, il culto della giovinezza, ed è questo poi saranno proprio questi ragionamenti che spingeranno, come sappiamo, Dorian Gray a vivere la vita che vive. E come sapete, però, la storia di Dorian Gray finisce con lui che prende, che pugnala il suo stesso ritratto
E quando i servi accorrono, trovano il ritratto bellissimo e trovano a terra un uomo praticamente distrutto dalla vecchiaia. Arriviamo al teatro, perché Wilde si rende conto che il teatro, i dialoghi che possono essere scritti in una pièce teatrale, gli permettono di esprimere al meglio le sue tendenze artistiche. Ma lo fa in tutte le sue commedie, lo fa lanciando delle belle frecce al perbenismo e al moralismo che impera a Londra. Nel 1892 scrive Il ventaglio di Lady Windermere, che va in scena a Londra e che riscuote subito grande successo, anche se proprio in questa commedia si nasconde una pesante critica alla società vittoriana, ma quella società che appunto si mette in fila per vedere la commedia, per applaudire la commedia. In realtà poi ecco, la cosa particolare delle commedie di Oscar Wilde, che non è che hanno una trama così complessa, in genere sono strutture molto semplici. La grandezza viene proprio dai dialoghi. Per esempio, nel ventaglio di Lady Windermere c'è un Lady Windermere lascia il suo ventaglio, si dimentica il suo ventaglio a casa di un lord nel quale era stata per un pomeriggio salottiero, e questo lord, che invece è innamorato di lei segretamente, lo vede come un segnale di conquista. Però ecco, è tutto qua. Però diciamo che appunto Oscar Wilde si rende conto che è proprio la scrittura teatrale che gli permette di esprimere il suo pensiero e soprattutto di esprimerlo senza rischiare di essere censurato. Perché nel momento in cui scrivo un articolo, nel momento in cui scrivo un saggio, il rischio c'è. In questo caso lui praticamente non sono parole sue, sono parole che mette in bocca ai suoi personaggi, e quindi, come dire, la cosa funziona. Come voi sapete, lui ha scritto pochissime commedie, ha scritto dopo Il ventaglio di Lady Windermere, ha scritto Un marito ideale, che è una commedia incentrata sulla corruzione politica, e un'altra commedia che è Una donna senza importanza, che è la storia di un figlio illegittimo che per tutta una serie di incidenti, diciamo, per tutta una serie di, non di incidenti, di, come si dice, di circostanze, finisce a lavorare con quello che poi in realtà è il suo vero padre. Ma sicuramente la commedia che lo ha reso famoso, popolare in tutto il mondo, è sicuramente L'importanza di chiamarsi Ernesto, che poi anche qui tutto nasce da una parola che ha un doppio senso, perché vuol dire anche onesto. Tant'è vero che nelle traduzioni italiane si è cercato un po' come dire, di trovare un titolo che fosse. E a un certo momento sì, la commedia veniva rappresentata in Italia con l'importanza di essere franco, no? Perché Franco in qualche modo assomigliava all'Ernest, all'onesto inglese. Poi alla fine, tutto sommato, si è deciso che se si intitolava L'importanza di chiamarsi Ernesto, avevamo tagliato la testa al toro. Però c'è vi ho scelto un po' di cosette perché le trovo deliziose, ma c'è la prima volta che
Jack praticamente dice, perché lui si chiama Jack, fino a che non scopre invece che si chiama in un altro modo, e parlando con la sua fidanzata, con la sua futura fidanzata che è Gwendolyn, e gli dice: ma perché non sarebbe bello il nome Jack? E lei gli dice: no, ma c'è pochissima musica nel nome Jack. Ammesso anzi che ce ne sia, non è per niente eccitante, non produce assolutamente nessuna vibrazione. Ho conosciuto parecchi Jack ed erano tutti, senza eccezione, particolarmente piatti. Oltretutto, Jack è notoriamente un diminutivo di John, e una donna sposata a un uomo di nome John mi fa veramente pena. È una donna a cui probabilmente non sarà mai concesso il magico piacere di un solo istante di solitudine. No, no, l'unico nome veramente affidabile è Ernest. Quindi praticamente quando il povero Jack si vede fa questa dichiarazione, naturalmente nega assolutamente di chiamarsi, di chiamarsi. Ma c'è un altro personaggio nella commedia che è interessante e che è Algernon, che è uno scavezzacollo, che è uno, così, è uno a cui piace godersi la vita e che si è inventato il bumburismo. Lui si è inventato un amico, di nome Bumburi che ogni tanto si ammala e quindi lui per andare a, come dire, per andare a fare compagnia e per andare a consolare l'amico malato diserta poi quelle riunioni a cui in realtà è un amico inventato. Ma c'è una, come si dice, una considerazione di Lady Bracknell, che sarebbe la madre della futura sposa di Jack, che dice questa cosa che io trovo deliziosa. E lei dice: è molto strano, questo signor Bumburi sembra soffrire di una curiosa forma di pessima salute. Beh, Algernon, devo dire una cosa. Io penso che sia ora che questo signor Bumburi si decida una buona volta se intende vivere o morire. Questo continuo a tenere il piede in due scarpe è veramente assurdo. Io poi non approvo neanche tutta questa simpatia del giorno d'oggi per gli invalidi. Ci sento qualcosa di morboso. Le malattie, di qualsiasi genere esse siano, non vanno assolutamente incoraggiate. La buona salute è uno dei doveri fondamentali della vita. Quindi ti sarei molto grata se tu potessi chiedere al signor Bumburi da parte mia di voler essere tanto gentile da non incorrere in una ricaduta sabato prossimo, perché ho bisogno di te per il mio concerto. Quindi intanto c'è questa idea, appunto, no? Questa idea della malattia, e poi comunque questa. Cioè, da quest'ultima frase capiamo che forse, tutto sommato, non è che Lady Bracknell se la sia proprio bevuta tutta questa storia dell'amico malato. Ma che cosa succede? Succede che, appunto, avendo Jack chiesto la mano della figlia, Lady Bracknell si informa, no? Come si faceva allora. E quindi chiede a Jack: i suoi genitori vivono ancora? Li ho persi, tutti e due. Perdere un genitore, signor Worthing, può essere considerata una disgrazia. Perderli tutti e due crea un'impressione di superficialità. Chi era suo padre? Una persona di un certo censo, evidentemente. Faceva parte di quella che i giornali radicali chiamano l'Inghilterra che produce e lavora, o usciva dai ranghi dell'aristocrazia? Temo di non poter rispondere. Il fatto è un altro, Lady Bracknell. Ho detto di aver perduto tutti e due i genitori, è vero, ma sarebbe forse più esatto dire che i miei genitori hanno perduto me. Io in verità non so chi sono di nascita. Io sono stato trovato. Sono stato trovato dal defunto signor Thomas Cardew, un vecchio gentiluomo d'animo cortese e caritatevole, che mi diede il nome di Worthing. E dove l'ha trovata il caritatevole gentiluomo? In una borsa. Mi ha trovato in una borsa piuttosto grande, di cuoio nero, con maniglie,
una comune borsa da viaggio nel deposito bagagli della stazione Vittoria, dove gli venne data per errore al posto della sua. Signor Worthing, confesso che quanto mi dice mi lascia un poco perplesso. L'essere nato o comunque allevato in una borsa, con o senza maniglie che sia, mi sembra una manifestazione di disprezzo per i più elementari principi della vita familiare, che mi richiama alla mente i peggiori eccessi della Rivoluzione francese, e suppongo lei sappia a che cosa ha condotto quel deprecabile momento. Per quello che riguarda poi in particolare il luogo nel quale la borsa è stata trovata, devo dire che il deposito bagagli di una stazione ferroviaria può servire sia a nascondere cose e fatti socialmente sconvenienti, ma difficilmente può essere considerato a base sufficiente a una reputata posizione nella buona società. Le consiglio caldamente, signor Worthing, di trovarsi qualche legame di parentela il più presto possibile, di non lasciare nulla di intentato, onde esibire almeno un genitore, non importa se maschio o femmina, prima che la stagione sia definitivamente conclusa. Beh, non vedo proprio come potrei farcela. Posso esibire la borsa anche subito, è nel mio guardaroba a casa mia, e spero vivamente, Lady Bracknell, che possa bastarmi. A me, signore, cosa c'entro io? Ma lei davvero si immagina che io e Lord Bracknell potremmo mai sognarci di lasciare la nostra unica figliola, che la nostra unica figliola, allevata ed educata con ogni cura, possa maritarsi con un deposito bagagli ed imparentarsi con una borsa da viaggio? Buongiorno, signor Worthing. Quindi, come sapete poi, in realtà la vicenda si dipana e si scopre che chi sono i veri genitori di Jack, e si scopre in realtà che egli effettivamente poi si chiama Ernest. Comunque è una commedia gradevolissima, una commedia sicuramente che ha, insieme al ritratto di Dorian Gray, che ha consacrato Oscar Wilde. L'ultimo impegno, cioè dal punto di vista teatrale, è che è una donna senza importanza e che è considerata la più strana vicenda scritta da Oscar Wilde, perché appunto racconta la vicenda di un lord, di un esponente della nobiltà inglese, che scopre praticamente di aver assunto come proprio segretario il figlio illegittimo, e in qualche modo, come dire, è ancora una volta l'occasione per dimostrare quanto la società aristocratica, la società inglese, ipocrita, falsa e falsamente ipocrita. Ma che succede? Succede che quando è all'apice del suo successo, in uno dei salotti di Londra che osa frequentare, incontra Alfred Douglas. Alfred Douglas, che da molti è più conosciuto come Bosi, è un giovane bello, viziato, insolente, che fa la bella vita. E come ci ha detto anche in uno dei suoi aforismi Oscar Wilde, l'unico modo di resistere ad una tentazione è quello di cederle. E quindi i due iniziano una relazione che è mal vista dalla società, ma non perché, cioè ormai che delle tendenze omosessuali di Oscar Wilde si sapeva, erano abbastanza palesi, quindi la sua omosessualità non è un segreto per la società londinese, anche se l'omosessualità in questo periodo a Londra è un reato. Ma che cosa succede? Succede che il padre di Alfred Douglas viene a sapere della relazione tra il figlio e Oscar Wilde e gli scrive un biglietto nel quale lo insulta. Oscar Wilde, che comunque non è privo né di orgoglio né di arroganza, decide di fargli causa per diffamazione.
convinto di poter vincere la causa, ma in realtà questa cosa gli si ritorce contro perché non solo cade l'accusa per diffamazione del marchese, ma spunta l'accusa per Oscar Wilde, che viene condannato a 2 anni di prigione e lavori forzati per sodomia ed entra nel carcere di Reading il 25 maggio 1895. E a questo punto tutto si rovescia. Non è più l'uomo di genio di cui si è parlato fino a un momento prima, ma in realtà il suo nome diventa sinonimo di obbrobrio. Pensate che la sua ricchissima raccolta di mobili, oggetti d'arte andò dispersa all'asta, molti dei suoi libri furono bruciati. Venne addirittura processato per bancarotta e sua madre, che era lui assisteva, cioè alla quale garantiva il sostentamento, sua madre muore poco dopo. E in carcere, dopo il processo, Oscar Wilde scrive quella che probabilmente è una delle sue cose più toccanti, ma in realtà non è un testo che Oscar Wilde ha pensato per la pubblicazione. In realtà è una lunga lettera che scrive a Douglas, una sorta di, come dire, possiamo chiamarlo una sorta di lascito e soprattutto anche un invito, un avvertimento ad Alfred Douglas, che cambi questa sua vita così viziosa, così peccaminosa. Pensate che questo testo sarà Alfred Douglas, questa lettera, Alfred Douglas non ammetterà mai di averne ricevuta, e una copia sarà in possesso di Ross, che la pubblicherà soltanto nel 1905, cioè dopo la morte di Wilde, perché Ross rimane l'unico vero amico di Oscar Wilde e sarà l'unico presente fuori dal carcere ad attenderlo al momento della scarcerazione. E poi sarà appunto l'esecutore testamentario dopo la morte di Oscar Wilde. Diciamo in questo De Profundis potremmo chiamarlo il poema del dolore di un'anima che si sta, pensate a quanto è devastante il carcere, ma pensate quanto può essere stato devastante per un uomo che fino a un momento prima ha vissuto proprio per la bellezza, ha vissuto alla ricerca appunto dell'estetica. Quindi sono anni che sicuramente lo segnano. E in qualche modo Oscar Wilde ripensa alla sua vita e trova sollievo, l'unico sollievo lo trova nella fede, lo trova nella fede e trova e soprattutto nella figura di Cristo, trova quella pace che forse aveva poi probabilmente magari inseguito per tutta la vita. Vede, cioè in qualche modo vede Cristo come il più grande artista che ci sia, la cui influenza sull'arte è stata incommensurabile. Pensando a questa cosa che dice Oscar Wilde, a me è venuto in mente, non so se qualcuno lo ricorda, la storia del pianista sull'oceano. Quando appunto lui spiega che il suo pianoforte è limitato, no? Perché ha soltanto 80 tasti, mentre
Mentre parla del pianoforte di Dio, ve lo ricordate? Ecco, a me mi è suonata, come dire, mi è scattata una immagine nel momento in cui ho sentito Oscar Wilde che parla di Cristo come il più grande artista. E come appunto poi il pianista sull'oceano in realtà dice praticamente la stessa cosa. Quindi era stato esce dal carcere nel 1897 e non riesce mai più a riprendere l'attività letteraria di prima. Cioè, in realtà, in quest'uomo condannato in nome di una morale comune, sotto quest'uomo condannato in nome della morale comune, l'artista è praticamente morto. Però scrive un'ultima cosa, e scrive la ballata del carcere di Reading. È una cosa che scrive subito dopo la liberazione, legandosi ad un'esperienza che ha vissuto in carcere. Probabilmente un ultimo tentativo di riprendersi un po' della stima dell'opinione pubblica, ma non ebbe fortuna perché sono pochi gli amici che si ritrovò vicino. Ormai passava il suo tempo nei caffè a bere, ormai diciamo finito. Si ammala di meningite e muore nel 1900. Ha da poco compiuto 46 anni. Ma nonostante questo momento di sofferenza, nonostante questo momento in cui la società inglese lo ha praticamente messo al bando perché i suoi contemporanei non hanno capito né la sua arte né la sua vita, non hanno capito il genio di Oscar Wilde, ma fortunatamente diciamo, passato questo, diciamo, liberati di questi orpelli del perbenismo, rimane questo grande artista che lui è stato, questo grande, amante della bellezza. La ballata del carcere di Reading, che come vi dicevo è stata composta durante la detenzione, potremmo definirlo un lamento poetico in prosa. In realtà il tema principale attorno al quale gravita è il racconto della pena di morte, che è legata anche al senso di alienazione in cui vive ogni individuo. Perché? Perché in carcere si compiono quotidianamente le stesse azioni, cioè che sono soltanto determinate a far sopravvivere l'individuo. Quindi diciamo che la ballata del carcere di Reading è anche un apologo contro l'abbrutimento carcerario, contro le assurde convenzioni che regolano l'esistenza dei reclusi, e racconta la storia dell'impiccagione di un giovane detenuto colpevole di omicidio. Di omicidio perché ha ucciso ciò che ama, perché aveva trovato, praticamente aveva ucciso la moglie che lo aveva tradito, in poche parole, le aveva tagliato la gola con un. E la cosa interessante però è che questa storia, che può essere una storia anche, come dire, una storia anche abbastanza comune, no? Cioè di un uomo che uccide la propria moglie perché è stato tradito. Ma in realtà quello che interessa più a Oscar Wilde è la compassione, perché in realtà quest'uomo ha ucciso ciò che ha amato, ha ucciso ciò che amava. E quindi Oscar Wilde in qualche modo dice che
tutti nella nostra vita in realtà possiamo considerarci dei malfattori, perché in qualche modo possiamo aver fatto anche involontariamente del male a qualcuno. E quindi dice: se tutti possiamo considerarci malfattori, tutti possiamo essere perdonati. E in questa prospettiva Oscar Wilde sostiene che sono proprio i crimini più gravi che necessitano del più grande perdono. La ballata del carcere di Reading è considerata oggi una delle migliori opere di Oscar Wilde. E io vi voglio, così voglio chiudere questo nostro incontro, proprio con la parte finale della ballata, perché in qualche modo richiama quello che vi ho detto poco fa. Nel carcere di Reading, presso la città, v'è una fossa d'infamia, e là giace uno sventurato, roso da denti di fiamma. Il bruciante sudario è avviluppato, e sopra la sua tomba non v'è nome. Là, finché Cristo chiami fuori i morti, in silenzio lasciatelo dormire. Inutile sprecare sciocche lacrime o trarre vani sospiri. Quell'uomo aveva ucciso ciò che amava e quindi doveva morire. Ed ogni uomo uccide ciò che ama. Lo intendano tutti. Lo fanno alcuni con bieco sguardo ed altri con parole carezzevoli. Il vile con un bacio, il prode con la spada. Così si conclude la ballata del carcere di Reading, e così si conclude questo mio velocissimo excursus nella vita e soprattutto nell'arte di Oscar Wilde, che è sicuramente, no? Perché in qualche modo in questi incontri noi parliamo soprattutto di autori che in qualche modo hanno inciso nel panorama della storia del teatro occidentale, naturalmente, e che hanno lasciato un segno importante. Ecco, considerate che Oscar Wilde è uno degli autori più, diciamo così, tra virgolette, più copiati, più al quale si ritorna ai suoi aforismi, alle sue frasi, alle sue. Quindi, nonostante, come purtroppo succede tante volte, come nonostante nella sua vita non abbia ricevuto la considerazione che avrebbe meritato, i posteri, come dire, gli hanno reso giustizia. Grazie. E riaccendete, se volete riaccendervi la microfoni, così ci sì, se abbiamo qualche cosa da dirci, se avete qualche. Io non so se qualcuno di voi ricorda, io ho visto tra l'altro, non è che Oscar Wilde fosse di questa bellezza, era sicuramente un tipo affascinante, e al cinema l'attore che l'ha fatto, io lo ricordo benissimo, aveva una forte somiglianza con il vero Oscar Wilde. Però ecco, diciamo che quello che dispiace in fondo per lui, per il tipo di vita che ha dovuto vivere, no? Probabilmente però io penso che se fosse nato adesso, in cui siamo in questa totale libertà, in cui non ci sono più trasgressioni, forse non sarebbe diventato così grande.
Esatto, forse non sarebbe stato così geniale come poi invece è stato. E considerate poi che in realtà noi leghiamo Oscar Wilde a Il ritratto di Dorian Gray e l'importanza di chiamarsi Ernesto. Pochi, per esempio, ricordano le bellissime favole che lui ha scritto. Ricordate Il principe felice, L'amore delle tre melanzane, tutte cose che ha scritto lui, sono delle favole bellissime. Perché tra l'altro lui ha avuto due figli. Lui ha avuto due figli che per fortuna erano inglesi, perché sono Cyril e Vivian, che in italiano sarebbero Cirillo e Viviano, che insomma non è proprio, no? Non sarebbe mai. Però lui per questi proprio, anche perché evidentemente amava i suoi figli, amava i bambini, ha scritto bellissime parole. Non lo so, forse stanno parlando al di fuori. Ah, ecco, no, dicevo, quindi le favole, io ricordo di averne lette più di qualcuna in passato delle favole di Oscar Wilde, che sono veramente, e poi naturalmente il discorso è che Oscar Wilde aveva il dono della parola, era questa la cosa, no? Perché lo chiamavano spesso nei salotti proprio per questo motivo, perché lui rispondeva sempre, cioè non rimaneva mai. Come dire, non rimaneva mai in silenzio, rispondeva sempre, cioè aveva sempre la battuta pronta, quindi come dire, era un ospite graditissimo nei salotti inglesi, no? Però ecco, c'è sempre stata questa patina di, appunto, di falso perbenismo che poi lui ha praticamente spiattellato senza remore in tutte le sue commedie. Ok, io intanto mi do al mio vizio. Grazie Carla, sei sempre così profondamente coinvolgente e interessantissimo sempre tutto quello che tu ci racconti. Veramente ci fai conoscere meglio e più a fondo questi straordinari personaggi. Grazie. Ma sai, io ci penso, no? Ormai comincio ad essere una signora abbastanza avanti, no? Con più vita dietro di quanta non ne abbia davanti, però. Non sei sola. Però ecco, il discorso è questo, no? Che io una cosa la so della mia vita, è che il teatro nella mia vita c'è sempre stato, anche quando non c'era. Un po' credo questo di doverlo a mio padre, che non potendosi occupare di noi bambine, di noi fanciulle durante la settimana perché lavorava, però la domenica ci portava sempre a Roma e era teatro, se non era teatro era cinema. Io devo dire che mio padre, nonostante non fosse un uomo, mio padre aveva fatto quella che all'epoca si chiamava la quinta media, però era. E questo amore per il teatro, io guardando indietro nella mia storia, io ce l'ho sempre avuto. A me la parola, cioè, per me la parola teatro non lo so, è una parola che a me riempie la bocca. Io adoro il teatro. Eccolo lì. Ecco fatto. È C'era, un'uscita no, ma c'era, teatrale. c'era, no, ma c'era sempre stato durante la trasmissione un problema della sua trasmissione, perché l'immagine andava Lei male. Vigeon, In questo lei momento parlava. proprio è saltata Ha completamente. una connessione molto Sì, lenta. attendiamo No, è un po', stato un colpo di attendiamo un pochino. teatro. E appunto, ha fatto un'uscita teatrale, tanto per non smentirsi. Simpatica Brava. questa, simpatica. Magnifica. Vediamo un po', gli facciamo un colpo di telefono. Ci pensi tu, Bianca, a sentire se. Sì, ma adesso vedrai che Comunque possiamo, rientrerà. nel frattempo possiamo commentare tra di noi, se volete. Ho visto Luciana, avevi alzato la mano o no, mi sono sbagliato? No, No, ok, va bene. Allora attendiamo. evidentemente non riesce a rientrare No, attendiamo perché. il rientro sulla scena. Buonasera, presidente.
Ciao Loretta. Loretta, che ti saluto. Non ti vedo, Mattia. Ma Carla è andata via. Non ti vedo, è andata ma via, la... Carla. No, è saltata la comunicazione. È saltata a la lei. Connessione. Loretta. Guarda, con una Carla. Un tempismo straordinario. È stata fino alla fine, anche se l'immagine non è. Sì, alla fine. Ma ci provi a entrare? Cioè, io ho amato sempre il teatro. È uscita con questa riprova, ti stiamo aspettando, perché l'uscita teatrale è stata unica, meravigliosa. Prova, salutiamoci. Guarda che neanche farlo apposta, questa cosa è registrata, sarà bellissima. Vabbè. Riesci a rientrare. Okay, ti aspettiamo. Ciao. Arriva. No, ma si vedeva che aveva la comunicazione... La comunicazione, perché la voce era perfetta. Ho detto che volevamo farle un applauso per la sua uscita teatrale. Certo, molto bella. Purtroppo, vedi che roba, eh? Le connessioni. Una volta che funziona quella di Renata. Bianca, tu sei particolarmente sensibile al discorso del teatro, pure te, eh? Per forza. Ma io pure, guarda, ci sono cresciuta con il teatro, perché ai tempi della mia infanzia c'era la radio, io ascoltavo tutte le commedie alla radio, dopodiché i miei genitori andavano regolarmente a teatro tutte le settimane, magari noi bambini ci lasciavano a casa, per dire, però loro andavano a teatro, perciò io ho sempre sentito parlare di teatro e poi tutte le commedie, anche in televisione, di Edoardo, di tutti gli attori famosi, di Paolo Stoppa, ma tutti lo sapete, perché poi siete vissuti a Roma pure voi, insomma, sapete come erano gli anni 60. Lui chiaramente abbiamo una cultura e un amore teatrale per il teatro, insomma, non indifferente. Poi dopo abbiamo anche conosciuto Carla, per cui questo è stato un tocco in più per approfondirla anche da dentro, questa passione. Dicevi, Antonio? No, dicevo, sì, ogni venerdì per televisione, quando ero io ragazzo, facevano sempre un'opera teatrale. È vero, infatti. Belle che erano sempre, tutti i venerdì. Sì, sì. C'era Cronin, mi ricordo, certe belle commedie. C'erano pure grandi attrici, attori. Ma certo, erano tutti grandissimi. Bravi. Non, evidentemente non riesce proprio a rientrare. No, mi è saltata proprio la comunicazione. Avete visto come era disturbata? Va bene, sì, infatti. Si vedeva. Bianca, ti saluto allora. Ciao Loretta. La ringrazio domani, Carla, se sei nel nostro laboratorio. Se ti collega, salutacela. Niente, non riesci, Carla. Grazie a voi. Buona strada, alla prossima. Ah, vabbè, aspettate, ciao, che vi metto in viva voce Carla che vi saluta così. Vabbè. Ho connesso tutto. Allora, ti ho messo in viva voce, saluta tutti. Ok, allora, scusate per questa interruzione da me non voluta. Vi saluto, vi abbraccio e spero che, insomma, spero che la prossima volta ci si possa salutare meglio. Intanto colgo l'occasione, perché non l'ho ancora fatto, di salutare tutte le donne, perché oggi è la nostra festa ed è giusto che ci ricordiamo che questa è la nostra festa. E buona serata e alla prossima. Grazie Carla. E buona serata anche a te. Salve, un affetto. Questo intervento a Bianca, intervento ciao, molto Carla, apprezzato. Ciao Paola, tanti auguri, dalla scena alla voce, bellissima questa. Ciao. Il backup. Di nuovo. Stasera proprio. Bene. Con i potenti mezzi.
È arrivata la fibra, Bibi. Oppure il presidente. Fibra. Oddio il presidente, eccolo. Meno oddio male. Il presidente, no, non ce lo togliete. No, il presidente c'è, allora ciao Luciana, ciao Maria, arrivederci, ciao, grazie, tutti. Grazie, ciao, 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 ciao.